Cioè, mi devo spostare perché altrimenti la faccia viene coperta da Kratos Noir che si abbona per 5 mesi. No, come si fa per... Ecco, non avevo considerato... Non avevo considerato quella roba lì. Va bene. Eccomi. Buongiorno. L'uomo senza sonno. Mary Ann dice, mi è arrivata la felpa targata Every Eye, è bellissima. Vieni anche a Lucca con la felpa, spero. Mi fa piacere perché la felpa era la cosa di cui eravamo meno sicuri, perché le magliette le avevamo provate tutte alle tre. Provare la felpa alle tre era un po' complesso perché facevano insomma 40 gradi e, e quindi allora fatemi spostare gli alert, vai, subscription, lo metto un po' più qua, ta, così adesso comparite in quell'angolo là se qualcuno si iscrive. Buongiorno Borgo Rob, buongiorno Waltzy, sempre super chic. Sissiotola, eccola! Tadan! Per 6 mesi, conquistando finalmente il gagliardetto aureo. Dice Marianne, l'ho comprata apposta per Lucca. Allora, abbiamo la colazione, qui c'è il cellulare e tutto. Colazione normale, cornetto con il pistacchio. Buono. Succhino alla pera, buono, e cappuccino nella tazza di Harry Potter dell'Esselunga. Fabri Gemma chiede, avete fatto il merchandise? Abbiamo fatto felpe e magliette, e Roby adesso ti spamma subito il link del negozio. Ciao Roby, buongiorno, invidia per il cornetto al pistacchio over 9000, è abbastanza buono, fra l'altro bello cremoso, non so se si nota, no, forse no. Danissus, buongiorno fra, parlando di The Outer World, com'è Death Stranding? Ragazzi, l'ho finito. Ieri sera, tanto buongiorno Dark Berserk, buongiorno a tutti, buongiorno Cree, buongiorno. Ok, Roby ti manda il link appena accende il PC. Dicevo, l'ho finito ieri notte. È stata un'esperienza intensa. Non posso dire niente fino al 1 novembre. La recensione la farà Ale, non la farò io. Forse mi leggerete sulle pagine di Repubblica. Se tutto va bene, sì, mi leggerete là. Penso che la farò un pezzo, non una recensione classica, perché sulle pagine di Repubblica ha poco senso, però insomma mi ha contattato il mio capo redattore e forse ne scriverò, così mettiamo a frutto questo secondo codice che Sony ci ha dato, se no mamma mia è polemichetta, e allora io con molta eleganza pubblico. Grazie Roby che ci manda il link. Adesso arrivo Marian, ti rispondo subito. Dicevo, non posso raccontarvi niente, vi posso dire delle ovvietà, ma che già si sapevano, cioè che l'impronta autoriale di Kojima è ovunque, nel racconto, nella storia, nel gameplay, ovunque, proprio l'idea di gioco di Kojima che già aveva centellinato insomma nel corso degli anni, e poi che è un'esperienza che non penso possa lasciare indifferenti, nel bene e nel male, non è che deve necessariamente risuonare e piacere a tutti, risuonare nelle corde di tutti i giocatori, assolutamente no, però è una cosa che sicuramente lascia un segno. La recensione di Modern Warfare arriva venerdì mattina, bella corposa, insomma la sto buttando giù, mentre adesso trovate a mia firma su Every Eye un'intervista che mi era rimasta in canna ai ragazzi di Naughty Dog su The Last of Us Parte 2, che secondo me dice delle cose interessanti, entra un po' più nel dettaglio delle dinamiche di gameplay. Fabrigema, sì, ti rispondo di sì.
Assolutamente sì, senza ombra di dubbio sì. Wolsey si è abbonato per 5 mesi, stima rinnovata, tanta serietà e passione, cuore viola che accolgo e rimando volentieri. Mary Ann invece dice: scusa la domanda banale, se compro Nintendo Switch Lite posso accedere con lo stesso account che ho sulla standard o tocca per forza crearne uno nuovo? No, puoi accedere con lo stesso account. L'unico problema è che poi su quell'account, che sarà il tuo account secondario, per giocare devi fare, la console deve fare un check sul online sostanzialmente. Quindi se tu scarichi i giochi che hai nel tuo catalogo digitale perché li hai acquistati su eShop e li installi, ovviamente se c'è la cartuccia no, però con i giochi digitali deve fare questo check, quindi devi essere connesso perché lui si assicura che il gioco giri sull'account giusto, ok? Non essendo il tuo account principale, essendo il tuo account secondario. Penso si possa anche invertire, cioè puoi decidere qual è la tua console principale sostanzialmente. Il fatto sta che una delle due che hai ha questo sistema per i giochi digitali, per quelle con la cartuccia sono in locale, quindi te li giochi in locale. Forse il nuovo COD sembra essere rinato, confermi? Beh, sono sempre sotto embargo, ragazzi, quindi non è che posso raccontarvi troppo. Però se già leggete gli articoli che io stesso avevo scritto, è sicuramente, insomma, uno dei COD più ambiziosi e fatti con più cognizione di causa degli ultimi anni e di conseguenza, con tutta probabilità, potrebbe essere uno dei migliori dell'ultimo lustro, sicuramente, ma non è che ci voleva tantissimo, però forse anche un po' di più. Dark Berserk dice: almeno su un giornale di stampa generalista avranno un articolo fatto da un giornalista del settore, invece qualcuno che non ne capisce niente. In realtà è già un po' che scrivo su Repubblica, ci ho scritto di Red Dead per esempio, ci ho scritto di Stadia. Capita, non lo faccio con regolarità, anche perché insomma il mio lavoro è quello su EveryEye quotidiano, quando posso e mi ritaglio un po' di tempo riesco a fare anche questo. Forse hai mai parlato personalmente con Kojima? Personalmente con Kojima, ma brevemente, proprio ad una Gamescom, anzi non so nemmeno se si chiamava Gamescom, era a Lipsia, neanche a Colonia, forse era il 2007. Erano i tempi del quarto Metal Gear, l'anticipazione, cioè nel senso la comunicazione per il quarto Metal Gear, che poi uscì dopo 2009. Sapete che non mi ricordo, mi sembra il 2009 o il 2008, forse era 2008. Quindi era l'anno prima, ok. Però proprio brevemente. Mi sarebbe molto piaciuto farlo per Death Stranding, una chiacchierata, purtroppo non è stato possibile, se n'è andato in giro, ho scelto lui, è andato in Russia, non è venuto da noi, però che si può fare. Buongiorno amici, ma soprattutto amiche. Domanda un po', io abito vicino a Lucca e quest'anno penso di andare. Per motivi lavorativi posso andare solo il 3 novembre. Cosa cambia rispetto agli altri giorni? Come funziona la fiera? Scuola Einhardt, non cambia niente a livello di struttura della fiera, cambia, cioè ogni giornata ha un suo programma di ospiti e conferenze e quello cambia di giorno in giorno. A livello di struttura della fiera poi non cambia niente, sostanzialmente l'accesso alla città è libero e poi nella città ci sono vari padiglioni a cui puoi accedere con il biglietto. All'interno di questi padiglioni ci sono varie robe, quindi se ti interessa la parte videoludica ci sarà Sony sicuramente, ci sarà Square con Avengers, fra l'altro forse ci sarà su questo canale uno streaming specifico dedicato ad Avengers, in cui io farò una chiacchierata da Lucca con uno dei ragazzi del team di sviluppo e giocheremo insieme una mezz'oretta, quindi insomma sono contento che Square mi abbia scelto dopo l'esperienza dell'anno scorso con Kingdom Hearts, e
sono contento questa volta di portarvela anche in diretta su questo canale, se tutto va bene. Poi chi altro ci sarà? Penso che ci sarà sicuramente 2K con titoli già usciti, NBA, WWE, forse anche Borderlands. Insomma, ci sarà Call of Duty, noi saremo nello stand di Call of Duty, fra l'altro con un percorso militare da fare fisicamente, e ci sfideremo anche con i ragazzi di multiplayer. E insomma, un po' di cose sul fronte videoludico ci sono, no, non una mobilitazione in massa come quella della Games Week, però insomma, un po' di cose ci sono. Sly Panariello, ciao Fossa, sono sempre stato uno poco paziente con i GDR, ma avrei voglia e curiosità di giocarne qualcuno. Ho solo Switch e ho acquistato per sbaglio Breath of the Wild. Che dici, che è troppo cominciare da questo? Come mi consigli di approcciarlo per non stufarmi? Sly Panariello, Breath of the Wild non è, non lo definirei un GDR proprio classico, è un action, è un adventure in cui ci sono dinamiche di sviluppo del personaggio abbastanza contenute e tutte legate tra l'altro all'esplorazione e alla risoluzione degli enigmi, perché l'incremento dei cuori e della barra della stamina avviene comunque sia attraverso appunto la risoluzione degli enigmi di gioco e l'esplorazione, quindi è più è diverso rispetto a un GDR classico in cui c'è occidentale o orientale che sia uno sviluppo del personaggio, insomma, e anche una crescita del sistema di combattimento. Qui tra l'altro fin da subito in Breath of the Wild ti vengono dati tutti gli strumenti, e questa è una cosa un po' particolare per anche per la serie, per il canone della saga, strumenti che ti servono poi per risolvere appunto gli enigmi disseminati nel mondo di gioco e all'interno dei sacrari. Io non trovo una condizione per cui Breath of the Wild può davvero essere noioso, cioè secondo me ti innamori da subito e ti trascina subito in questo vortice di esplorazione, però appunto non lo considererei un gioco di ruolo, cioè il canone del gioco di ruolo, non lo considererei il titolo che ti può far avvicinare a quel genere là. Se vuoi provare un gioco di ruolo, poi dipende se vuoi appunto andare sulla scuola occidentale o sulla scuola orientale. Sulla scuola occidentale è uscito adesso The Outer Worlds, che dura una ventina di ore, è veramente secondo me un piccolo gioiellino, anche contenuto dal punto di vista dell'estensione, della dimensione delle mappe, e quindi se ti dovessi consigliare qualcosa per approcciarti per la prima volta a un GDR occidentale, ti direi guarda caso proprio quello, che fra l'altro insomma fa parte della mia abbuffata videoludica di cui leggete nel titolo e che mi è piaciuto veramente molto. Riley dice: a me Fossa ha annoiato tanto e non amo, e amo la saga di Zelda, l'ho terminato a fatica. Di questo mi dispiace molto, però vedi, anche se io non riesco a immaginare un contesto in cui ti possa annoiare, cioè una situazione in cui ti possa annoiare, invece ci sono insomma, testimonianze che invece forse la vacuità, diciamo, un po' del mondo esterno può aver pesato. Penso che sia quello, Rainer, penso che sia quello là, cioè l'esplorazione all'esterno dei sacrari, perché poi a livello di componente enigmistica penso che sia invece stimolante, o forse no, boh, non lo so, raccontami, sono curioso. Allora, c'è una domanda difficile, sempre su Zelda. La recensione di Medieval oggi alle 1, quella di COD venerdì. Fabri dice: ma Red Dead Redemption 2 online, Red Dead Online è molto migliorato, lo hai provato, ma Rockstar rilascerà DLC single player?
Su DLC single player non lo so, non lo so, non ne ho assolutamente idea, le strategie di Rockstar sono insondabili. Red Dead Online 2 è molto migliorato, ma ve lo dico perché mi fido di Ale, perché io non sono ancora ritornato sui server. Lui sì, l'ha giocato anche ieri sostanzialmente, ieri? No, lunedì, l'ha giocato anche lunedì. E dice che sostanzialmente ha fatto un cambio abbastanza importante. La domanda difficile era quella di Bracci. Io non ho mai giocato a uno Zelda, vorrei recuperarli. Hai dei consigli su quale iniziare? Intanto Ali Chonve si iscrive al canale. Benvenuta. O benvenuto. Ali, ho pensato fosse Alice, ma non è. Non è detto. Lo scopriremo. Ah, finalmente una live mattutina, dice Vanni Twitch. La facciamo ogni mercoledì. Ogni mercoledì alle 10 alle 11 live con la colazione, ecco. Intanto Ragnetta sta facendo Lost, grazie mille Cri. Ah, qua io avevo portato anche il pad, è arrivato il pad Elite Series 2, mi sono incastrato, ve lo volevo far vedere, vabbè, magari lo facciamo dopo. Venendo alla domanda su Zelda, quale recuperare? Sicuramente tutti, no vabbè, io sono un po' fissato. Sicuramente ci sarebbe, cioè la risposta così immediata, recupera per esempio Ocarina of Time. Il problema è che lo puoi anche fare, fra l'altro, perché poi è stata, se hai a disposizione una console, un 3DS, perché poi Ocarina of Time è stato riadattato, e forse quello potrebbe essere un buon punto d'inizio. Però se tu hai voglia di fare un percorso filologico e quindi cominciare anche un po', perché no, dagli Zelda che hanno una struttura un po' più classica, potresti sia guardare con interesse al remake di Link's Awakening che è uscito di recente su Switch e che ti permette insomma di accedere con facilità a un prodotto magari meno soverchiante dal punto di vista delle dimensioni rispetto a Breath of the Wild, che comunque ti fa percepire quelle che sono le caratteristiche della saga. Sappi però che ha un tipo di difficoltà molto old school, cioè non ti dice esplicitamente dove andare, ogni tanto ti lascia proprio un po' sperso e devi cavarti in paccio da solo. Una cosa secondo me molto bella che i videogiochi di oggi hanno disimparato a fare, che dovrebbero reimparare a fare, però sicuramente una cosa in controtendenza, una strategia in controtendenza rispetto appunto a quella del gaming moderno. E un altro titolo che ti consiglio di recuperare è A Link Between Worlds, che è il seguito diretto di A Link to the Past. Lo trovi su 3DS ed è molto molto bello, secondo me, anche quello là, è un bello Zelda. Per iniziare potrebbero essere due prodotti interessanti. E poi magari, tanto si sente l'ambulanza, sì. Game Too Late dice, io incomincerei da A Link to the Past. Sì, anch'io è un consiglio che darei, però ho un po' paura, io non lo so, se, cioè, Link Between Worlds è, diciamo, la versione un po' più ammodernata del concept che c'era alla base di Link to the Past, quindi magari riesce, per uno che non si è mai avvicinato, non ha mai vissuto questa saga, riesce ad essere un po' più digeribile. Quindi ho cercato di dare un paio di consigli che vadano anche in quella direzione, ecco. Se poi non ti spaventa, diciamo, il retro gaming, allora sì, assolutamente vai a Link to the Past. Uncle Phil, I wish I knew Italian. We can teach you, Uncle Phil. Learn Italian with everyeye.it. Cappuccino, succhino, cornetto. And that's basically everything you need to know to have a good breakfast in Italy.
Che ne pensi dei rumor su Diablo 4 e la remaster di Diablo 2? Ma allora, la remaster di Diablo 2 io speravo potessero annunciarla anche un po' prima. Diablo 4 sono obbligati, ragazzi, dai. Io però non so quando, non so quale sarà il processo comunicativo, l'avvicinamento, non so quando lo vorranno lanciare. Secondo me quest'anno il BlizzCon è da seguire. Io credo che anche solo con un trailer in CG, però, possano davvero finalmente annunciare il nuovo capitolo di Diablo. Anche perché Blizzard, se no, che cosa fa? Mako Chan dice, sei bellino. Io, grazie. Succhino, è succo di frutta, dai, forza. Ma succhino un netto scano. Ma c'è anche una pubblicità. Succhino, un succhino, dai, forza. Basta capirsi, no? Succhino che è quasi finito. Ne vorrei ancora. Ho un po' di difficoltà, ma adesso ti leggo, Shasrala. Sahasrahala. È difficile, eh? Allora, Sahasrala 92 si è iscritto al canale per la prima volta, fra l'altro. Grazie mille per il supporto. Grazie davvero. Spero di non aver fatto disastri con le H nel mezzo del nome. Che tutte le volte che vedo le H nel mezzo del nome mi viene in mente i Sonora a Sanremo e la canzone che Elio gli aveva dedicato. Ma il nuovo gioco di Ken Levine, vai a sapere. Sono anni che si chiacchiera. Aspettiamo, perché sicuramente, insomma, la visione di Ken Levine è una di quelle che potenzialmente può arricchire il mercato. Noi siamo a guardare con molta curiosità quello che sta facendo. Non lo sappiamo, cioè noi siamo ad aspettare con molta curiosità quello che sta facendo e, insomma, ancora purtroppo non lo sappiamo. Buongiorno, dice Simo, non so se hanno già chiesto ma sono arrivato adesso, quindi mi scuso in anticipo. Quando uscirà la recensione di Modern Warfare? Venerdì mattina. Fra, hai chiesto consiglio alla D'Urso per le luci? Ragazzi, stamattina non ce l'ho fatta, mi sono sparato le luci in faccia. Ok, lo so. Aspetta. Vediamo che succede. Meglio, peggio, uguale? Assolutamente uguale. Assolutamente identico, non è cambiato una sega di niente. È che non posso aprire la finestra perché sennò la luce mi spara. Dai, prendetemi con queste luci, non mi fate. Forse le parte della recensione di Luigi's Mansion 3 il 28, quindi lunedì. Ma quanta roba c'è da fare? Ho da finire la recensione di Call of Duty, ho da fare quella di Luigi's Mansion, ho da scrivere di questo, dovrei finire Little Town Hero. Sono un po' in affanno, scusate. Rahel ritorna su Zelda, le armi che si rompevano in continuazione, che è veramente quella che si può definire una palla al cazzo. La poca varietà di mostri e situazioni alla fine era un ripetersi, sacrari troppo facili, levandone alcuni veramente stimolanti e tosti. Diversamente dagli altri Zelda, ho sentito il bisogno di avere un combat system migliore e più variegato. Non sono un hater, intendiamoci, so di essere impopolare con questa uscita, ma non posso farci niente. E perché devi farci qualcosa? Nel senso, non è mica che ti devi vergognare perché non ti è piaciuto un gioco che è piaciuto a tanti, nel senso, non ci abbiamo nessun non c'è nessun problema. Allora, Allora,
Fra, domanda di cinema, Joker ti è piaciuto quanto? Ah, interessante, interessante questa domanda. Joker mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto, non moltissimo. Cioè, mi sembra, è un film secondo me indiscutibilmente interessante. Da tanti punti di vista, dal punto di vista della performance attoriale, è un film eccezionale, cioè c'è poco da dire. Piaccia o non piaccia il personaggio, quello che ha fatto, o l'approccio, insomma, che è stato scelto per raccontare questo Joker, però quello che ha fatto Joaquin Phoenix è abbastanza clamoroso. Mi è piaciuto anche il coraggio di mescolarsi con una critica sociale abbastanza potente. Credo che le reazioni dell'Accademy americana e di certi personaggi, cioè, di certi personaggi sia legato proprio al fatto che il film contiene un messaggio sociale abbastanza potente e secondo me bravi a mettercelo, cioè, se il regista era, se era un bisogno espressivo del regista ci stava di brutto o dello sceneggiatore o di insomma. Non lo trovo un film secondo me rivoluzionario dal punto di vista registico, lo stile complessivo con queste inquadrature sempre molto soffocanti, il montaggio senza, secondo me, soluzioni eccezionali, anche la scena della scala che è molto molto bella, molto affascinante, però a livello di montaggio non mi sembra che abbia soluzioni incredibili, quindi insomma su quel fronte lì, proprio sul fronte registico e del montaggio, forse anche della fotografia, secondo me non è un film dirompente, però è sicuramente un bellissimo film, ecco. Non lo metterei sopra ad altri film che ho visto quest'anno, per esempio, forse proprio per questa questione, anche se a livello narrativo è sicuramente meno esemplare. A me Once Upon a Time in Hollywood mi è piaciuto di più, proprio per la questione regia, montaggio, movimenti di camera e via dicendo. Si vede che c'è un'artigianalità diversa da quell'altra parte. Però mi è piaciuto molto. E ovviamente la performance attoriale, beh, secondo me quest'anno l'Oscar se lo gio potrebbero giocarselo Joaquin Phoenix e Leonardo DiCaprio, perché al di là del racconto che Once Upon a Time in Hollywood non è stato proprio, cioè non è un intreccio esplicitamente tarantiniano, molto semplice come, insomma, storia, però ecco la performance di DiCaprio, cavolo. Invece attendi il nuovo Batman con Robert Pattinson con curiosità. Senza, diciamo che raramente io ho proprio hype per un film. Lo attendo con moderata curiosità, sono curioso di vedere quello che succede, ancora non si sa niente se non appunto le questioni legate al casting che mi sembra fatto con cognizione di causa. Man vs. Food di DiCaprio ha fatto un lavorone in C'era una volta in Hollywood. Lo dico, cioè, secondo me, se quest'anno gli danno il secondo Oscar come miglior attore, non è che fanno una bischierata, eh. Film che se avesse avuto un altro nome se lo sarebbero cagato in quattro gatti. Dici Joker? Ah, Mattia chiedeva se mi è piaciuto Once Upon a Time in Hollywood o Joker. Once Upon a Time in Hollywood.
Ma sì, ci sta, però alla fine, cioè, io non vedo come, cioè, secondo me l'operazione non è stata prendere il nome di Joker e appiccicarlo su un film che parla di disparità sociale, perché alcuni hanno accusato, insomma, anche di aver fatto, cioè che sia stata fatta quella cosa là. Secondo me no, secondo me è prendere una figura come Joker e cercare di raccontarne un'origine che fosse potentemente legata, insomma, a una società che potesse essere specchio di quella attuale. Quindi è un po' un'attualizzazione messa ovviamente in un contesto che non è quello dei giorni nostri, però diciamo è un contesto che chi vive ai giorni nostri interiorizza facilmente, perché insomma viviamo chiaramente in una società che punta alla che purtroppo è andata in direzione di una amplificazione del divario sociale ed economico, cioè c'è poco da fare. E quindi penso che insomma l'operazione fosse diversa, fosse al contrario, non prendere il nome di Joker e appiccicarlo su un'altra storia, ma trovare un modo per raccontare una storia delle origini di un personaggio. Fra l'altro anche questa già è un'idea molto nuova per Joker, perché idealmente il Joker ha sempre funzionato proprio perché non ha avuto mai, diciamo, non è stato mai spiegato, ok? L'unico che ci ha provato è stato con The Killing Joke, e anche per quello nel mondo del fumetto The Killing Joke è, diciamo, considerato, insomma, un unicum. Se pensate a tutti gli altri Joker, non si sa mai da dove arriva, chi è, come mai, qual è stato il suo percorso. Anche quello di Heath Ledger, l'idea, anzi proprio questa idea che le origini del personaggio non dovessero essere spiegate, veniva esibita nel film da Nolan, perché Joker raccontava, nel momento in cui Joker raccontava sempre una storia diversa sull'origine delle sue cicatrici, no? Cioè, invece, questa volta, diciamo, l'obiettivo era proprio esplicitare, e anche lì c'è del coraggio, secondo me. Lia Bellula, ciao Fra, da Lia e Manu, ciao! Ciao ciao! Seguitela Lia Bellula, che ogni tanto disegna in live, giusto? Si vede? Dov'è? Eccola qua. Su questo account, vero Lia? Cliccate sulle bellula, fate tan, segui. Sarà importante, fidatevi, fidatevi. Ecco, grazie Roby che ci lancia anche il link. Non so se ci sono anche le repliche, adesso sono curioso. Ah no, c'è proprio tutto il palinsesto addirittura. Lunedì, sketch live, mercoledì alle 21. Che giorno è oggi? Mercoledì. Beh, che aspettate? Spyware dice tazza Harry Potter di S. Lunga. Sì, tazza Harry Potter di S. Lunga. C'ho l'S. Lunga davanti casa. C'erano le tazze di Harry Potter a settembre. Ne ho prese 4. Aiuto, ma sei matto? Sì, sono un po' matto. No, te lo meriti. Vai, vai. Seguitela, seguitela. Forza. Non fate bischeri. Um,
Secondo te, tra The Outer Worlds e Control, chi ha più possibilità di essere candidato per il gioco dell'anno? Ho amato Control, al momento il mio GOTY. No, sicuramente Control. The Outer Worlds è molto bello a livello di scrittura, ragazzi, è una cosa che io negli ultimi tempi non ho proprio mai visto. È coraggiosissima. Le quest possono essere risolte in mille modi, si sbloccano delle possibilità tutte le volte che raccogli nuove informazioni relative alla quest che stai seguendo, ci sono cambi di fronte, puoi tradire uno, tradire l'altro, le scelte morali sono esemplari, cioè ti mettono proprio, non c'è mai bianco e nero, c'è una scala di grigi che è sempre un po' dolorosa, un po' problematica, cioè tu prendi delle scelte morali sapendo, almeno quelle grosse, che devi fare dei sacrifici, cioè devi sacrificare una parte della tua serenità, sicuramente. Poi la sceneggiatura sa essere brillante, divertente quando deve, veramente eccezionale come gioco, davvero. Sul fronte della sceneggiatura, dei dialoghi, Obsidian si è superata. Poi, insomma, le meccaniche, cioè il gameplay è ancora un po'. C'ha qualche piccolo problemino. Però, assolutamente dategli un'occhiata. Se avete poi il Game Pass, che cosa aspettate? Sarà disponibile da questo venerdì, per tutti i possessori dell'abbonamento. Se non avete il Game Pass, ma avete un PC che ve lo regge o una console Xbox One, fatevi il Game Pass. Cosa state aspettando? Pagate un mese e intanto vi giocate The Outer Worlds e tutto il resto di quello che c'è. Bella, posso farti una proposta live? Vai, Spyware, vediamo. Sì, ma lo shooting da quello che ho visto è troppo old gen. Sì, diciamo che il gameplay ha ancora un po' di spigolosità. Zeno274 si abbona con Twitch Prime, noi lo ringraziamo molto, grazie mille Zeno, grazie per il supporto. Jack7, buongiorno Fossa, buongiorno, ma Biomutant abbiamo notizie? Purtroppo no, sparito dalle scene completamente. Quando uscirà la recensione di Call of Duty? Il dopodomani mattina, il 25 mattina presto. Con scrittura intendi game design? No, intendo proprio. Oddio. C'è anche del game design, intendo proprio la strutturazione delle quest, i dialoghi che si sbloccano, che ti permettono di interpretare fisicamente, insomma, la quest in una certa maniera. Quindi sì, è una scrittura legata anche in parte al game design. Però proprio anche la qualità dei testi, dei dialoghi, la quantità di linee di dialogo secondarie con cui tu puoi approfondire la conoscenza di un personaggio, di certi aspetti del mondo di gioco, è veramente una cosa eccezionale da quel punto di vista, cioè proprio fuori norma, non si vede tanto spesso un GDR scritto così. The Outer Worlds è un gioco single player con un'avventura, giusto? Assolutamente sì. Completamente single player, ti puoi portare dietro due compagni, ma sono gestiti dall'intelligenza artificiale. C'è tutta un'avventura con la possibilità, ovviamente, anche di andare un po' in giro ed esplorare fra i vari pianeti, quindi ci sono zone secondarie. È proprio un gioco di ruolo. A vederlo così mi sembrava un Fallout 76. No, 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 assolutamente no. No, 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 no. È proprio una cosa molto, molto narrativa. Fin da subito, non c'ha nessuna componente multiplayer. Luigi's Mansion 3, Davide Mouse. Luigi's arriva alla recensione lunedì. Sarà un bel voto. Ciao Francesco, volevo sapere se negli incontri dell'autunno avete potuto mettere mano su qualcosina del nuovo Vampire Bloodlines o se è troppo presto. Purtroppo è presto, l'ultima volta che l'abbiamo avvicinato è stato a Colonia e non ci sono altri aggiornamenti. Fossa, sto leggendo Se una notte d'inverno un viaggiatore. Ah, che bellezza! Suggerito da te tempo fa, ma quanto è bello! Ne hai un altro molto bello. Allora, Se una notte d'inverno un viaggiatore è.
clamoroso, clamoroso. Quando arriverai alla fine, mamma mia, brividi, brividi, brividi. Un altro molto bello, potresti leggere Tabucchi. Potresti leggere Tabucchi, se ne vuoi uno un po' criptico, però affascinante, ma con una vena di surrealismo, ti consiglio Il notturno indiano. Si legge rapidissimamente, è un viaggio in India, ed è molto molto particolare. Se vuoi leggere qualcosa di più straightforward, ti consiglio Sostiene Pereira, che è un romanzo storico a suo modo, ma raccontato dalla prospettiva di un protagonista, anche lì insomma, un po' atipico come protagonista. Bello, molto bello. Pensi avremo mai una remaster di Pandemonium? No, non credo. Pandemonium aveva proprio una struttura ludica che riportare oggi, non lo so, sarebbe un po' difficile. Invece spererei magari una remastered di un clone OA, sarebbe figo. Ho appena acquistato Assassin's Creed Odyssey ad un prezzo regalato. Cosa ne pensi? Che dovrai lavorarci tanto su Assassin's Creed Odyssey. È un gioco mastodontico. Io personalmente non ho finito nessuno dei due, perché soffro tanto di una certa impostazione dell'open world. Per quello che ho giocato mi è piaciuto di più Origins di Odyssey. Odyssey fa un altro passo, insomma, in direzione di un del GDR che forse in certi casi è un po' eccessivo, proprio parlo proprio a livello di statistiche, costruzione delle build, farming. Per me va un po' troppo oltre. Spero che la saga di Assassin's Creed non voglia percorrere solo quella direzione, perché secondo me merita di ritornare un po' più all'action adventure che all'action GDR. Però insomma è sicuramente un gioco bello, corposo, affascinante. La ricostruzione storica è sempre, e dell'ambientazione insomma, è sempre sempre molto molto bella. Puoi tossire se ti sta piacendo Death Stranding? No, non posso tossire, ragazzi, però vabbè, lo scoprirete. Drum Cooler si è abbonato per 11 mesi, grazie mille. Farete la recensione di WWE? Assolutamente sì, purtroppo però 2K ce l'ha mandato molto a ridosso dell'uscita. Io spero entro il weekend di farvela avere, sostanzialmente, non per mano mia. È bello sapere che quel controller... Oh, Gaetano mi dà anche l'occasione per aprirlo, questo controller. È l'Elite Controller Series 2, che viene consegnato dentro questa bella scatola. Ta-da! Ed è proprio un gran bel pezzo di hardware. C'è poco da fare. È sempre un gran bel pezzo di hardware. Qui c'è il supporto. Voilà, che si può togliere, eccolo qua. Qui c'è il supporto per la ricarica, che lo potete ricaricare anche direttamente da qua, eh? Cioè se infilate il cavo per la ricarica qui, potete anche ricaricarlo dentro la scatola, altrimenti insomma c'è questo piccolo supporto con cui lo potete ricaricare e tenere insomma in ordine all'interno del, cioè, sulla scrivania, dove giocate. Ci sono poi tutte le, c'è questa chiavetta piccolina che serve per regolare le
l'intensità, la resistenza delle levette, c'è la possibilità di trasformare i trigger, cioè di ridurre la corsa dei trigger per trasformarli in input digitali, non analogici, sostanzialmente pulsanti classici. Vabbè, poi ci sono tutte le macro, è sicuramente un controller eccezionale. Alle 3 mi sa che ha vinto anche, o è stato nominato come best hardware, perché vabbè, costa 179 mi sembra, però poi avete un controller che è eccelso. Fossa, mi consigli Fallout 4 GOTY in sconto a 24? Leggo che molti sono rimasti delusi dal titolo, io personalmente sono rimasto abbastanza deluso, cioè rispetto al 3 il 4 non ha fatto scattare la scintilla, però insomma a 24 con tutti i DLC sicuramente è una bella offerta, non che il mondo di gioco è sempre affascinante, le meccaniche potevano essere un po' svecchiate rispetto a quelle del 3, non è stato fatto, la scrittura ha comunque dei picchi interessanti, non raggiunge secondo me i picchi del terzo, però non è un gioco da buttare, insomma, 24, se hai voglia di farti un bel GDR lunghetto, perché poi se ti fai tutti i DLC, insomma, anche molto lunghetto, lo puoi fare. Fra, su Famitsu hanno dato a Mario e Toki alle Olimpiadi Invernali un voto più alto che a Luigi's Mansion, ma si può? Non lo so, non ho toccato Mario e Sonic alle Olimpiadi, forse collocato all'interno del suo settore, del suo genere, forse loro hanno pensato che brillasse di più rispetto a, penso che insomma, più che guardarlo in valore assoluto si debba guardare come il gioco si posiziona all'interno del suo genere, credo che sia l'unico modo di leggerlo, francamente anche solo per ragioni di merito creativo mi sembra che Luigi's Mansion debba, ecco, se non altro che Luigi's Mansion brilli di più, diciamo così. Scusate ragazzi, salto un po'. Lo hai finito Death Stranding? Ieri notte l'ho finito. Prima hai menzionato l'intervistare Kojima, come quanto è cambiato quel lato del tuo vostro lavoro da quei tempi a oggi? Game Too Late è una domanda interessante. È cambiato molto, nel senso che un tempo, guarda, mi sono messo anche comodo per, aspetta, mangio un morso del cornetto. Allora, la parte delle interviste è cambiata molto nel tempo. In tempi antichi l'intervista era veramente un momento di incontro in cui ci poteva essere anche un... cioè si potevano scoprire delle cose relative al gioco, eravamo liberi di chiedere veramente tutto legato, cioè potevamo fare domande legate all'approccio creativo, al gameplay, tutto quanto, e diciamo raramente c'era qualcuno che limitasse questa nostra libertà nel fare domande. Oggi le interviste sono un po' diverse, sono di solito un modo per approfondire quello che già in qualche maniera hai visto e ti è stato presentato. Ti viene presentata una demo di gameplay, ti viene fatta giocare, puoi fare un'intervista che entra più nel merito delle meccaniche di gioco che hai visto, ti viene fatta una presentazione hands-off, quindi insomma ti viene fatto vedere una sequenza di gioco, puoi fare domande su quello che hai visto nella sequenza di gioco. Appena esuli un attimo, di solito c'è o l'intervistatore o l'intervistato stesso ti ferma e ti dice guarda, devo parlare di questa cosa qui, cioè ho questi confini, oppure c'è qualcuno del reparto marketing che ti interrompe
e evita persino che l'intervistato ti possa rispondere dicendo: guarda, a livello proprio di comunicazione, oggi non siamo pronti a parlare di questo aspetto. Quindi non è più un'intervista fatta per scoprire, è un'intervista fatta per approfondire. Questo è cambiato molto. Proprio perché sono cambiati i modi della comunicazione all'interno dell'industria videoludica. E certo, insomma, ogni tanto poi ti capita di fare anche delle interviste con i direttori creativi del progetto, o comunque, insomma, delle figure più propriamente autoriali, e allora lì puoi sbizzarrirti un po' chiedendogli appunto un approfondimento, cioè domande che possano approfondire qualcosa dal punto di vista creativo, insomma. Però purtroppo non sempre succede. Per esempio, l'intervista che leggete oggi sulle pagine di Avriai su The Last of Us parte 2, vedete che entra proprio nel merito di meccaniche di gameplay, sistemi di gioco. Purtroppo non ho avuto per le mani Neil Druckmann, perché altrimenti mi sarebbe piaciuto molto chiedergli anche delle cose più legate proprio all'approccio creativo. Quindi, in effetti, nel caso in cui ti trovi a intervistare delle figure, degli autori che lasciano la loro impronta in maniera decisa sul prodotto, ancora oggi, insomma, l'intervista può risultare meno meccanica, più interessante, puoi fargli domande un po' più generali sul progetto, sulla filosofia produttiva e tutto quanto. Quando invece ti trovi a intervistare, insomma, magari chi ha fatto il gameplay o chi ha fatto il level design, raramente hai modo di esulare, insomma, cioè di allontanarti da quello che hai visto e quello che vogliono presentarti sostanzialmente. Rambo, buongiorno Fra, sono in colpevolissimo ritardo. Tutto ok, siamo quasi alla fine, mancano 6 minuti. Caro Fossetti, so che non puoi parlare, almeno se do un voto tipo 8, puoi almeno. No, 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 ragazzi, ma figuratevi, dai, guarda, non posso parlare, figuratevi se posso farvi intuire il voto. Fra l'altro, non lo darò io il voto, lo darà Alessandro. Diresti ora che le interviste siano più controllate, in negativo o in positivo, semplicemente diverse dal passato? Più controllate sicuramente, direi diverse, direi diverse. Cioè, devi, se lavori da un po' nel settore, lo sai che sono così e le interpreti così. Non dico che le interviste oggi siano da buttare. Per esempio, quella che ho scritto oggi su The Last of Us, io la reputo comunque interessante, però devi essere bravo tu a capire che l'intervista oggi non è fatta per chiedere. Ripeto, per avere per scoprire qualche cosa di nuovo. Non puoi chiedergli nulla che esuli da quello che hai già visto. Quindi l'intervista deve essere un approfondimento, non deve essere un momento di scoperta del gioco, della filosofia produttiva, della direzione autoriale che si intende intraprendere. Assolutamente non può essere più quello. Se ti muovi in quest'ambito riesci a fare interviste comunque interessanti. Poi mi direte voi, leggetela quella di The Last of Us e mi direte se sono riuscito a interpretarla bene. Se dovessi dire positivo o negativo, forse un po' più negativo, nel senso che comunque sia non avere il controllo del reparto marketing, in un momento in cui chiacchieri con una persona sarebbe, secondo me, auspicabile. Avere anche la possibilità di esulare un po', ogni tanto anche chiedergli qualcosa sul mercato invece che sul prodotto, e ogni tanto loro stessi evitano invece di fare commenti sul mercato, perché sanno che lì c'è sempre il responsabile del publisher, sanno che l'intervista è un appuntamento di comunicazione del gioco, e quindi gli chiedi che cosa ne pensi per dire delle microtransazioni. No, non voglio rispondere, preferisco rispondere delle robe sul gioco. Quindi sicuramente è un controllo che, come tutte le forme di controllo, limita per certi aspetti le libertà del giornalista. Quindi se devo dire positivo o negativo, forse un po' più negativo. Però ecco, ripeto,
Una volta che lo sai, che sai accettare questa regola, muovendoti all'interno di questa regola riesci comunque a fare delle interviste interessanti se c'hai l'occhio lungo. Serve un po' di esperienza, però ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'intervista su The Last of Us Parte 2, magari scrivetemelo sotto. Ciao Johnny! Ciao! Ciao! Mi hai mandato anche dei messaggi a cui non ti ho risposto. Scusami, ti rispondo adesso con un abbraccio virtuale. Una live di The Outer Worlds è prevista esattamente domani alle ore 15, perché l'embargo sulle live era diverso dall'embargo sulla recensione, così come domani alle ore 13 è prevista la live di Medieval che pubblicheremo oggi, perché anche lì l'embargo sulle live era diverso da quello della recensione. Qualche indie uscito di recente per ingannare l'attesa dell'uscita di Death Stranding? Disco Elysium. Vai serenissimo, così c'hai queste altre 50 ore prima di quelle che ti richiederà Death Stranding. Ah, che citato anche da The Rake, appunto. Che ne pensi di Disco Elysium? Sì, purtroppo è passato un po' in sordina. La recensione sta arrivando, purtroppo, ripeto, sono 40-50 ore di gioco, quindi insomma, noi non amiamo pubblicare le recensioni prima di finire i giochi. Per questo stiamo tardando anche con Little Town Hero, perché sono stato un po' impegnato in questo periodo, quindi mi sto barcamenando fra tutte le cose che devo fare. Opinioni sulle voci del remake di Demon Souls? Sarebbe un colpaccio se davvero fosse un titolo di lancio di PS5. Secondo me a livello comunicativo farebbe tanto rumore. Non ho certezza. Non ho veramente certezza, anche perché poi ripeto, è fatto da Bluepoint, nel caso sarebbe fatto da Bluepoint, e sulle attività di Bluepoint non ho purtroppo degli insight come invece magari posso avere su quelli di From Software. Quindi non ho assolutamente, non vi posso tossire nulla. Mi sembra evidente che qualcuno abbia percepito la voglia di questo remake. Poi da qui a metterlo in pratica ce ne passa. Ciacca! Si è abbonato per 3 mesi. Fossetti mi hai spezzato il cuore. Ti telefono di notte per farmi rispondere. Aiuto. Aiuto. Che succede? A chi non ho risposto? Chi sei, Chaka? Qui scopriamo gli altarini. Raccontami chi sei. Buongiorno Fra, domani vado a ritirare Medieval, non vedo l'ora. Non credevo che l'avrei mai detto, ma sono indeciso se prenotare il nuovo COD o Star Wars Jedi Fallen Order. Consigli? Veramente un consiglio, mi chiede un consiglio difficilissimo per due motivi. Uno, perché Jedi Fallen Order non l'ho giocato tutto quanto, quindi ancora le opinioni non possono essere preliminari, a differenza magari di quelle che ho di COD. E poi COD c'ha la campagna, vi racconterò com'è, sappiate però che resta comunque un titolo il cui pilastro poi è rappresentato dal multiplayer, quindi insomma, dipende veramente di che cosa hai voglia, se hai voglia di confrontarti sui campi di battaglia online o se hai voglia di un'avventurona. Allora, Lorenzo Bianucci si iscrive al canale, grazie mille, benvenuto. Ciacca, chiunque tu vuoi che io sia, addirittura. Death Stranding è un nuovo genere videoludico? No, non lo definirei il nuovo genere videoludico, vi faremo poi sapere perché. Fossa, hai finito Indivisible o l'hai mollato per mancanza di tempo? Purtroppo la seconda, purtroppo la seconda,
E sarà probabilmente uno di quelli che riprenderò a dicembre. Calippo o Polaretto? L'Express. Calippo. Cioè, io sono troppo vecchio per il Polaretto. Sì, cioè il Calippo è proprio quando avevo 6 anni. Polaretto forse un po' di più. Allora. Il bello è che Star Wars esce una settimana dopo Death Stranding, non so dove sbattere prima la testa. Ti dico solo che, ripeto, non ho giocato tutto Star Wars, quindi non ne ho proprio idea. Però sembra un gioco più contenuto. Cioè, Death Stranding io l'ho finito ieri sera. Ale l'ha finito qualche giorno fa, ma se uno gioca a ritmi di gioco normali. Ciao! Cioè, Death Stranding è un mastodonte, ragazzi, a livello di contenuti. Secondo te sarà quasi sicura l'uscita di Death Stranding su PS5 con miglioramenti? Gabriel, io non direi l'uscita di Death Stranding su PS5. Visto che PS5 sarà retrocompatibile, magari uscirà un update che potrebbe in effetti migliorare le prestazioni tecniche complessive, però non penso che rifacciano una re-release, non lo so, non credo. Fra l'altro, ragazzi, indipendentemente da Death Stranding, stavo pensando in questi giorni. Porca miseria, il Decima Engine è una ricchezza nelle mani di Sony clamorosa, cioè quello lì potrebbe veramente essere un motore che nella prossima generazione farà faville. Io mi aspetto da Horizon 2 delle robe abbastanza clamorose. Secondo te i miglioramenti grafici su PS5 saranno sempre solo via update? Beh, credo di sì, credo che sia la soluzione migliore per tutti quanti. Sì, anche perché poi se per esempio se tu pensi al mercato digitale, sarebbe veramente complesso poi gestire la presenza di due versioni, no? Anche poco funzionale. Quindi immagino che il software di base sarà sempre quello, non ci sarà nemmeno distinzione probabilmente a livello della pagina del PSN, del PlayStation Store, magari boh, ci sarà una scritta ottimizzata per PS5, una cosa del genere, però non avrebbe senso fare due pagine, una per l'applicazione PS5 e una per l'applicazione PS4, quindi sì, sarà lo stesso applicativo e poi verrà aggiornato. Sono le 11:05, ragazzi. Basta. Basta. Last Night non è stato ufficialmente cancellato, assolutamente no. Assolutamente no, anzi, ci hanno detto che arriveranno nuove info sul prodotto e che dobbiamo stare fiduciosi, essere fiduciosi. Finisci la pasta, va bene, la finisco. Ultimi minuti sulla VR? Se lo trovo. Giorgione 84. Sai che non vedo il messaggio, Giorgione? Perdonami, ma non c'è. Che fosse troppo lungo. No, Giorgione, non trovo il messaggio sulla VR. Mi dispiace molto. Intanto stanno venendo a prendermi, non so se sentite l'ambulanza.
Dove vivi a Los Angeles? Sì. La polizia l'ho chiamata io. Ragazzi, ho lasciato la finestra aperta, faceva troppo caldo, perdonatemi. Basta, devo. Giorgione, ti prometto, la prossima volta, mi dispiace, non c'è veramente la tua domanda. Ah, parlavo del finale fantastico di Static e della voglia di un remake impossibile di Alundra. Ah, Static, la viriamo proprio sulla VR. Così, il finale di Static. Il finale di Static è meraviglioso, ma la VR, come dico sempre, anche la VR made in Sony, ha un sacco di piccole perle che purtroppo sono sconosciute più perché in effetti, insomma, la VR non è arrivata nelle case di tanti giocatori, ma non della maggioranza dei giocatori. E quindi, insomma, ogni tanto si fa un po' fatica, insomma, anche a. Cioè i giochi fanno un po' fatica anche a uscire, a essere raccontati dal pubblico oltre che da noi, perché insomma anche il passaparola e la circolazione di informazioni in quella maniera è importante per la percezione di un prodotto. E state attenti perché la VR, non in casa Sony, ma in casa Oculus, sta iniziando a sparare delle belle bombe. Non so se avete visto Asgard's Wrath, leggete la recensione e comunque sia, dopo l'arrivo dei nuovi modelli di Oculus, il Quest e l'upgrade del Rift, dal punto di vista software, anche su quel fronte finalmente si sta iniziando a muovere qualcosa in maniera molto molto più convinta. Quindi lo so che la VR, lo so che la, l'Oneco 2, bravo, bravo. Lo so che la VR ancora, nonostante tutte le grandi previsioni, non è una tecnologia di massa, ma diversamente da altre tecnologie che sono state immesse sul mercato e si sono estinte, come per esempio il 3D nei televisori con gli occhialetti e via dicendo, che sono state rigettate dal pubblico e si sono completamente estinte, la VR, diciamo che è arrivata sul mercato e non ha, non è riuscita a mantenere, diciamo, le aspettative, non ha. Cioè le stime che erano state fatte erano sicuramente troppo ottimistiche, le stime di penetrazione sul mercato. Però non è tutt'altro che una tecnologia morta, è una tecnologia che insomma invece sta crescendo piano piano, c'è tanta sperimentazione, proprio tanta sperimentazione creativa e vedrete che si continuerà a parlare di VR in maniera, secondo me, anche più convinta di quanto non si sia fatto fino ad oggi. E ci ho detto basta, mi chiamano anche e devo lavorare. Vabbè, non che adesso, sì, facevo colazione, insomma, siamo a voi. Baci, alla prossima. Oggi, che cosa c'è oggi? C'è alle 14 Destiny, alle 17 Dreams. Ciao ciao!